Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Allora, quest'oggi, dopo che è uscito ieri il video riguardante appunto le due partite di Premier League, quest'oggi voglio parlarvi della partita giocata ieri, come vi annunciai anche nello scorso video, della partita giocata ieri tra Napoli e Cagliari. In sostanza è una partita che, un po' come le ultime uscite in campionato, il Napoli l'ha affrontata sempre con poco entusiasmo e con poche motivazioni. Secondo me è sbagliato a prescindere, cioè nel senso tu puoi anche avere un risultato già acquisito, devi sempre scendere in campo con motivazioni, devi sempre scendere in campo con voglia, perché appunto diciamo, il Napoli prima che subisse gol nell'unica diciamo, palla persa in uscita da parte di Zielinski. Abbiamo subito gol, sfortunatamente per noi, però prima di quella circostanza, prima di quel gol subito, appunto, il Napoli aveva fatto veramente molto, molto poco là davanti. Prima del gol subito, addirittura i telecronisti parlavano e si è visto, insomma, che non aveva mai tirato nello specchio, cosa mai successa in Serie A, cioè, nel senso, arrivavamo al limite dell'area. O diciamo zona centrale o sulle cosce laterali e poi non riuscivamo mai a fare l'ultimo passaggio che poi ci permetteva di arrivare sotto porta, tirare, segnare, insomma non l'abbiamo fatto, quindi molto molto sterili, ma attacchi molto molto sterili. Non ho mai visto veramente il Napoli così in difficoltà cioè non ricordo il Napoli così in difficoltà dal punto di vista di creare occasioni veramente da molto molto tempo. Vabbè. Come al solito serve lo schiaffo per farci insomma, avere un'altra volta voglia, la determinazione di attaccare, insomma, di essere più cattivi e poi insomma, in maniera fortunosa, paradossalmente, Mertens segna di testa, cioè un cross del genere alto, tu te lo aspetti, lo spizzi di testa uno come Milik, ok? Un attaccante di 2 metri, e invece ha segnato Mertens, non so, molto molto paradossale. E nulla, poi in maniera, secondo me, sbagliata, veramente sbagliata, riusciamo a vincere addirittura la partita, perché per me, che sono tifoso del Napoli, potrei dire sì, ma quello era rigore, assolutamente no. Secondo me quello non era rigore perché la mano era nettamente fuori, poi ovviamente. Non penso, come giustamente ha detto Ancelotti nel dopopartita, non penso sia stato dato il rigore al Napoli per appunto fare un favore al Napoli. Quindi vabbè, mi tengo stretta questa cosa, mi tengo stretti questi 3 punti che ci permettono in maniera matematica diciamo, di guadagnare il secondo posto matematicamente, appunto. E nulla, però io come ultimo, diciamo, come ultima soddisfazione, veramente per salvare una stagione, perché sì. Siamo usciti con l'Arsenal, ok, in Coppa Italia, boh, potevamo fare di più. In campionato il distacco con la Juve si è veramente alimentato in una maniera paurosa e quindi diciamo io personalmente, io per sentirmi appagato, vorrei che alla penultima giornata al San Paolo, ultima gara casalinga, vorrei battere l'Inter. Cioè proprio come obiettivo me lo sto ponendo, lo vorrei proprio che Napoli battesse l'Inter. Diciamo, uno perché comunque è una nostra candidata, anche se adesso non è più, perché matematicamente siamo secondi. Però uno sfizio personale vorrei che il Napoli battesse l'Inter. Comunque, l'analisi della partita, ripeto, il Napoli ha subito gol e quel gol ci ha svegliati e siamo riusciti a portarla a casa. Un'unica nota positiva è solamente diciamo, la freddezza di Insigne che diciamo, da capitano, insomma, dopo un ritorno in campo per problemi un po' legati alla fiducia, un po' legati ai problemi con Ancelotti, anche ai problemi fisici, perché io penso che l'esclusione di Insigne a Frosinone, così come quella di Adam, sia stata solo ed esclusivamente per problemi fisici e nulla altro. Contento per lui perché appunto ha avuto la freddezza di prendersi il pallone da capitano, insomma, di realizzare. In altre circostanze ricordo il rigore contro la Juve, sfortunatamente per lui spiazzò anche in quella circostanza il portiere, ma angolò troppo il tiro e quindi andò a finire sul palo.
E nulla, come ultimo, diciamo, obiettivo, io personalmente vorrei che Napoli battesse l'Inter, giusto per una soddisfazione. E nulla, ragazzi, questo era il video di analisi. Ci sentiamo al prossimo video.